Venezia, Vincenzo Villella. Noi siamo nuovamente in diretta per Monday Sport insieme a Tonino Scalise e Francesco Gadone. Abbiamo qui subito un altro ospite che ci presenta Tonino. Sì, passiamo dal calcio al basket, poi torniamo perché vediamo poi i risultati degli altri campionati di calcio. Ricordiamo nel frattempo che non si è giocato per quanto riguarda il calcio a 5 perché le partite sono state rinviate e la femminile, la maschile invece riprende a giocare prossima settimana. Allora parliamo di basket perché abbiamo l'ospite che gentilmente la società la mattina ci ha fatto avere, perché ringraziamo la collaborazione a Bruno Grande, a Bruno Bertucci, sempre disponibili ad essere qua con noi dopo aver avuto Moniero, un nuovo acquisto, il mister del nostro nuovo acquisto. Ne abbiamo un altro che è arrivato quest'anno, cioè è arrivato da fuori della società Lamedina. Stiamo parlando di Marco Di Gennaro, è uno dei punti di forza della squadra Lamedina in questa stagione, che fino a questo momento si sta dimostrando davvero ottimo. Cioè, per sì, a parte diciamo parliamo di Marco Di Gennaro, come comincia a giocare a basket, non a calcio o a pallavolo, a fisica del genere. No, diciamo che io ho iniziato a giocare a 4 anni a basket nella mia città, che è Terracina. E non si sente per niente. Ma tutti quanti quando parlo mi dicono che sono sempre di Roma. E dico sempre che... No, siccome io ho un amico di Terracina, presente della pallavolo, qui ogni tanto mi sento, quindi si riconosce un po'. E, dicevo, io ho iniziato a 4 anni a Terracina e diciamo, ho fatto i primi passi lì e fino a 13 anni, dopo sono passato all'SMG Latina e ho fatto i primi campionati veri giovanili a livello diciamo, regionale e nazionale lì. E poi un anno mi sono trasferito a Montecatini in Toscana, dove ho fatto l'Under 19 Eccellenza più la Serie B. Poi sono ritornato a Latina, dove avevo il coach Brustano. E poi finite le giovanili, a 19 anni sono andato il primo campionato senior che ho fatto, un altro di Serie B a Costa Volpino, provincia di Bergamo. E poi l'anno scorso ho avuto, diciamo, non è stato proprio un infortunio, ma sono dovuto stare fermo un anno intero per via delle due operazioni alle anche, che mi portavo dietro da un po' di anni, e poi quest'anno ho fatto Venezia. Il punto che devo fare la domanda, perché il basket non è il calcio? Diciamo che io da quando diciamo, sono nato, anche grazie sicuramente a mio padre e a mio fratello, che mio fratello gioca ancora, mio padre ha giocato da sempre a basket. Quindi diciamo ma comunque penso che avrei scelto lo stesso il basket, perché il calcio diciamo, non mi piace molto. Allora, sei comunque fortunato perché ha detto dove ha giocato, no? Giocato a Costa Volpino, che io conosco benissimo. Ah, sì. E sono degli amici che abitano un paesino più sopra Esine. Ah, sì, in questo momento sono almeno 11 perché conosco quella zona, e là cioè, praticamente passano 9 mesi su 12 a vedere sulle montagne delle Alpi la mezza giornata. Cioè, io ci sono stato d'inverno, non ci sono stato, lo dico la verità. D'estate sì, che c'era comunque la neve, d'estate sulle montagne. Costa Volpino comunque un bellissimo, meglio ricordo, un bellissimo posto, quindi se giocare a Costa Volpino la città da solo, poi la vicina. Sì, sì, no, conosco tutti questi posti. Comunque Costa Volpino è bellissimo sul lago di Sera, questo è bellissimo, ora si è venuto qua al sole, ma in genere qua. Ma al massimo una settimana così. Anche l'anno scorso, in questo periodo, si moriva dal caldo. È un'annata particolare, però in genere si sta bene. Infatti, me l'hanno detto, è diciamo uno dei primi anni che fa così freddo. Qua un freddo così c'è stato nel 1990.
Non siamo abituati a queste temperature, però per uno che ha giocato a Costa Volpino ti garantisco che qua è come se fossimo anche Bahamas, perché è una cosa incredibile. Allora, hai detto, hai avuto, infatti io mi sembra che lo scherzi quando stavo qua, dicevo appunto che già ti conoscevo quando ti hanno proposto, diciamo, di venire qua, qual era il progetto, c'era anche il tuo nome, quindi sei stato felicissimo di averti qua. Che impatto hai avuto con la realtà ladina? Un buon impatto, diciamo che sono a questo punto, posso dire, siamo a gennaio e sono contento di essere venuto qua perché mi piace il clima che c'è al palazzetto, perché una cosa bella di quest'anno è che siamo molto seguiti al palazzetto, c'è molta gente a vederci, quindi poi diciamo che sicuramente aiutano le vittorie che abbiamo fatto. E quindi diciamo questo, sono molto contento soprattutto per questo, che la gente anche viene a vedere. Anche la ambientale, quindi oltre che tecnico ti stai trovando bene. Sì, sì, no, sono benissimo. In effetti la palazzetto l'abbiamo sempre detto, anche gli afghani si trovano sempre il piano quest'anno in modo particolare. E la squadra non si è venuto questo del sta andando bene, sappiamo, ma sei venuto qua sapendo di una squadra che portava per il vertice che... Ma veramente sono venuto qua comunque tra virgolette con la sicurezza dell'allenatore, io non conoscevo nessuno, però comunque la sicurezza di un allenatore che conosco e che comunque so come lavora e so quello che punta, e diciamo che come forestieri diciamo sono il primo che sono arrivato qua, e dopo l'arrivo di Longoria, diciamo, siamo rinforzati ancora di più, e quindi secondo me si può. Sì, però uno dei punti fondamentali quando si trasferisce l'allenatore, no? Perché in genere effettivamente quando dici chi è l'allenatore, perché almeno una cosa dovrebbe trovare bene con chi mi deve allenare. Sì, no, infatti poi... diciamo che una buona certezza che avevo era questa, quella comunque di avere un allenatore che già conoscevo e so come lavora. Molto importante, perché tra l'altro abbiamo detto che Ortensi viene da piazze importanti, ma anche lui viene, ha detto, giocato a Latina, cioè una piazza importante per il basket, quindi voglio dire, c'è pure una certa esperienza di un certo livello, dire, se non di squadra, magari nelle giovanili, sempre la giovanile, voglio dire, sì. Però a livello di organizzazione e di cose, credo che Latina sia una piazza ottima, sì, no, sicuramente, punto sì. Di vista, quindi è già diverso dalla relazione che viene magari da una spalletta di un paesino così, vuol dire tanto. Certo, vuol dire parecchio. Quest'anno abbiamo detto di questo bel campionato che stiamo giocando, ieri però c'è stata una sconfitta che non so definire se uno se la poteva aspettare oppure no, perché da un punto di vista, diciamo, stiamo andando bene e non ci aspettavamo magari di perdere, però dall'altra parte dobbiamo dire che c'è una vista che è partita un po' maluccio, poi se non ricordo male il 20 dicembre si è anche influenzato tra un altro giocatore rientrato, non lo so, era sì, fuori, era arrivato un altro giocatore nuovo, quindi le statistiche in 2 anni che ha vinto il campionato non è che l'ultimo arrivato. Tutto normale, forse ci poteva anche stare, pensare che potesse avere una sconfitta. Chiaro che, da come abbiamo detto, ora ci racconterai tu la partita, nel terzo quarto eravamo andati avanti parecchio, sì. E poi ci siamo fatti piano piano, a furia di tiri da tre, ci siamo fatti un po' raggiungere. Allora, la partita dopo le feste natalizie è sempre un po' critica, perché comunque stai fermo dopo da un po' di tempo, ma comunque come siamo stati fermi noi, sono stati fermi pure loro, quindi diciamo è stata una vittoria meritata da parte loro. Noi siamo stati bravi per buona parte della partita, soprattutto come nel terzo quarto, grazie anche a 2 triple di Rubino in fila, siamo andati avanti anche, mi pare, anche sopra la decina di punti. E, diciamo 12 più 12 punti, infatti. E, secondo me, comunque parlando anche con il coach dopo la partita, l'abbiamo persa, soprattutto che eravamo, se non mi sbaglio, un minuto e qualcosa dalla fine, più 6, e
la partita di porta a casa. E ancora che mi racconta dell'ultimo tiro loro a 8 secondi dal termine e del vantaggio Sì, di un punto infatti. 76-75, però prima, infatti dobbiamo lavorare in settimana, 4 errori Quattro consecutivi errori. di qua bisogna Di cui lavorare. due errori Il sono miei. coach sarà arrabbiatissimo di Sì, no, questo. infatti diciamo dei liberi Ma c'è una però mi sono. aspettavo più rispetto di te come la Zarò, Ma voglio dire. sì, diciamo che alla fine una partita quando la perdi di un punto ogni errore conta, soprattutto gli errori liberi alla fine della partita, quando li fila, pesano. Sicuramente se fossero andati dentro la partita sarebbe cambiata. Loro sono stati bravi anche a non mollare fino alla fine, ci hanno creduto fino alla fine. Noi siamo stati avanti per buona parte della partita, ma loro non hanno mai mollato. Hanno fatto il vantaggio a 8 secondi dalla fine, noi abbiamo avuto l'ultimo tiro con Monier, anche un buon tiro, anche sul tapine di Longoria, dopo il tiro sbagliato di Rodrigo, soltanto che non è andato dentro, ma diciamo che Che non è che capita? non l'abbiamo persa Io non l'ho quell'ultimo tiro. vista, ma solo a leggere quello che hanno scritto se è vero, cioè c'è già lo stomaco, cioè tiro di Monier con palla che rimbalza 3 volte sul ferro, tan tan Sì, tan, e quello non è, anche cioè se proprio comunque da. ripeto, non abbiamo perso la partita sull'ultimo tiro, ma l'abbiamo persa durante Sì, tutta la abbiamo partita. capito che è chiaro, però l'ultimo tiro che ti dicevo Sì. con la palla che ti rimbalza 3 volte sul ferro è chiaro, Sì, la sull'ultimo tiro maggior. la fortuna non ci ha aiutato, però dire, le partite si vincono e si perdono anche all'ultimo tiro così. Da una parte questa sconfitta ci può aiutare a crescere ancora di più, perché comunque arrivavamo da 11 vittorie consecutive. Come ha detto il coach alla fine della partita, magari questa sconfitta ci fa ritornare con i piedi a terra e comunque ci fa capire che non siamo imbattibili, ma tutti quanti vogliono vincere questo campionato e diciamo, si lotta fino alla Sì, fine. perché ora la cosa si è complicata, perché praticamente virtualmente, perché c'è il partito da recuperare da parte del Gallico, eravamo in testa insieme con il Gallico, ora il Gallico, sempre virtualmente, perché comunque recuperare la partita, sarebbe avanti di 2, perché il Gallico ha perso una sola partita, mentre se ne ha perso 2. Però si sta rifacendo sotto questa bis Reggio, che ha 4 sconfitte, 3 la B nel buon morente, quindi siamo 1, 2, 3 e Quattro 4, tutti là. cioè ancora con tutto il girone di ritorno praticamente da giocare, Sì. quindi siamo ancora tutti là a giocarsi. Chiaro, importante è stata comunque la vittoria in trasferta sul campo del Lorenzo. Rende la volta scorsa, perché questo ci ha consentito di mantenerci, perché alla fine si devono giocare i playoff, però la posizione è poi importante per giocarsi l'ultima eventuale bella in casa. Sì, la cosa buona è che comunque è sempre tutto nelle nostre mani, alla fine se da qui in avanti non arriviamo più sconfitte, arriviamo primi, quindi diciamo tutto nelle nostre mani. Certo, perché ora ci sarà domenica prossima la partita contro la Virtus da avanzare il derby con Sì. Catanzaro, e poi mercoledì, o mercoledì alle Mercoledì, sì. 20:30 ci sarà il recupero della partita Portogallo. col Gallico che è stata rinviata a dicembre. Questa volta si dovrebbe giocare. E andiamo a vedere un attimo comunque quello che è successo sui campi. Da domenica il Gallico ha battuto Siderno 80-69, Villa San Giovanni ha battuto la Viola 70-62, mentre Virtus Catanzaro Nuova Gioia, Bim Bum Morente e Botteghelle sono state rinviate, due delle tante partite rinviate in questo weekend. Nel tabellino di Miss Reggio Calabria Lamezia in doppia cifra sono Gaetano, Longoria e Monier, quello che leggo. Rubino 9, poi di Gennaro 7, Frangiano 2, Lazzarotti 5, Gaetano 15, Longoria 21, Monier 16. Sicuramente la formazione della VIS con questo Warwick, ecco, poi c'è Lobasso, Costantino, Tramontana, è comunque una squadra da cui guardarsi, perché a differenza delle altre forse, ha vinto per 2 anni consecutivi, poi ha perso gli spareggi, cioè una Sì, abituata a abituata alle prime giocare e posizioni. a No, vincere poi i playoff, poi quindi. una anche delle squadre più esperte del campionato, quindi quando arrivi a una partita punto a punto conta anche quello. Poi alla fine,
a parte tre o quattro elementi, alla fine siamo tutti, siamo È comunque una una squadra squadra giovane. giovane, quindi alla fine magari a lungo andare questo può pagare. Sì, ricapitoliamo la classifica, abbiamo detto in questo momento la Lamezia in testa, Gallico deve recuperare una partita, poi Bumorende che segue a 2 punti a 20 insieme con la Bistreggio, poi Virtus Catanzaro a 18, quindi non è una partita facile perché Catanzaro comunque là a ridosso al quinto posto, le altre scatissime, Nuova Gioia, Botteghe, Sider, Villa San Giovanni, praticamente in 5 a lottare Sì, per un po' la scappare dalla parte classifica. alta, le altre possiamo quasi eliminare, sono in effetti una categoria diversa Sì, rispetto sì. alle E principali, questo lo possiamo alla vedere. fine sono le prime 5 che vanno avanti. La classifica si è un po' Sta definita, bisogna solo giocare per le posizioni che poi nei playoff possono contare. Nel prossimo turno avremo Botteghe e Gallico, poi la mezza abbiamo detto Nuova Giorgi, Giovanni, Scuola Viola, Bimbum Rende e Indica Siderno. A parte, voglio dire, la Lamezia, qui su Catanzaro, che è comunque sempre un derby, prima l'altro saranno partite scontate. Sì, noi ho letto Botteghelle e Mangalico, noi comunque Botteghelle non è una cattiva squadra, anche e soprattutto in casa noi, se non mi sbaglio, l'ultima partita del 2016 comunque ci ha fatto soffrire abbastanza in casa, quindi non la sottovalutiamo. Anche se da loro, per l'Italia, è quasi in casa, Sì, no, c'è sì. forse per il Lamezia e la fuori casa, Sì, vero. per l'Italia è quasi un derby in casa, Sì. un po' diverso. È chiaro che poi giocando in casa di Bottega, che mi sembra una squadra abbastanza giovane pure, no? Cerca di dare il massimo. Allora, sconfitta che abbiamo detto, il mister deve insegnare qualcosa, bisogna ripartire. Allora ci aspettiamo domenica di nuovo questo grande pubblico per questo evento che ti assicuro è più sentito della patria. Sì, no, lo so, infatti spero che come ogni partita in casa il pubblico venga numeroso e sicuramente ci aiuterà ad arrivare a questa vittoria dopo la sconfitta malissima. Allora, ultimo passaggio, così poi ti liberiamo per essere stato con noi. Che obiettivo per chiudere? Abbiamo detto che sei venuto qua, ma qual è l'obiettivo tuo non solo quest'anno? E il mio obiettivo personale è, diciamo che Lasciando stare il campo dove sta, l'obiettivo tuo per realizzarti come giocatore. allora io a livello giovanile ho avuto le mie soddisfazioni e sono molto contento di questo. La cosa che però mi manca è che sono delle soddisfazioni anche a livello, diciamo, senior. Io sono i primi anni, fino a 21 anni e questi sono i primi anni a livello senior per me. Quindi vorrei anche una soddisfazione a livello senior, che magari può arrivare quest'anno. Cioè, contenti del campionato? No, no, non ho contento del campionato, però Sì. parlo proprio No, di quest'anno. volevo dire. Vabbè, il mio Cioè, obiettivo c'è come l'obiettivo giocatore di andare professionale, a sì, sì, giocare il mio obiettivo quando ho professionale detto come giocatore, personale, sì. non di No, no, quest'anno, di ovviamente quello è arrivare il arrivare. più in alto possibile come giocatore, sì. Comunque non limiti, ovviamente non me ne pongo, però spero Soprattutto comunque per uno che viene di da una famiglia di arrivare. Sì, cestisti, sì, sì. vuol dire. Sì, no, infatti per me, diciamo, il mio obiettivo personale è quello di arrivare il più alto possibile e spero si realizzi. E speriamo di riuscire a fare Anche presto, quest'anno, anche meno, se sì. vinciamo e magari andiamo in Sì, Serie B e magari ovviamente. così noi ti auguriamo di centrare il tuo obiettivo insieme a quello del Basket Lamezia, vincere il Sì. campionato e andare in categorie superiori. Ti Superiore. voglio portare a dire di andare in categorie superiori con il Basket Lamezia. Noi te lo auguriamo di cuore, naturalmente. Ti ringraziamo per essere stato con noi Grazie a voi. quest'oggi qua in studio, poi magari anche qui là avremo il piacere di averti magari una partita più dopo una partita più No, fortunata, attendere, sì. così non ci racconterai di due tiri liberi sbagliati, magari di un male che non è stato fatto.
Grazie, in bocca al lupo. Grazie, allora, auguri anche da parte mia a Marco Di Gennaro. Noi ci risentiremo fra poco, sempre in diretta.